Buongiorno onorevoli, buongiorno signora che è ligure, che è come me, no? Mi sono portato per forte fortuna due olive, no? Spero di essere all'altezza di fare il sindacalista per i vigili del fuoco, perché penso che la polizia ci abbia il suo, la penitenziaria il suo, l'esercito il suo. Se no dopo non riesco a fare l'interesse di tutti. Già 34 anni di servizio nei vigili del fuoco mi hanno dato, grazie a Dio, di poter capire qualcosa. Io sono il sindacato, abbiamo fatto, come si può dire, un cartello di sindacati con APO, APVF, SINDIR e DIRSTAR. Molto più semplicemente parliamo e andiamo al sodo, perché troppi discorsi non fanno farina, troppi discorsi non portano all'obiettivo. Limitiamoci a dire due cose, due, perché io non sono venuto qua a parlare solo di due cose. Oggi è il giorno di Nassiria, ci ha fatto, dico bene, alcuni mesi fa è morto Antonio Cerciello Rega. Dopo è successo ai colleghi della Polizia di Stato di Trieste. Non sono forse ancora freddi i nostri colleghi di Alessandria, che abbiamo ricordato, e che naturalmente come vigili del fuoco, come poliziotti e come forze armate sappiamo e ci toccano personalmente. Allora io dico una cosa, i politici cambiano, gli impiegati dei ministeri restano, dico bene? Quindi l'ufficio legale del Ministero dell'Interno ha parlato chiaro, ha detto che la differenza economica tra i vigili del fuoco e le altre forze di polizia è di 216 milioni annui, non di adesso, da sempre. Quindi è inutile che venga a dire questo, quell'altro, quell'altro. Il punto è che l'amministrazione degli interni ha detto 216 milioni più 3,14 e 15 milioni dovrebbero essere, a conteggi fatti, perché la proporzione, il riordino delle carriere. Parliamo di questo. Parliamo di questo. 2020, 21 e 22, questi soldi devono entrare nelle finanziarie. È inutile, signora, che gli vengo qui. Prego, porta la farina, le olive, non vuole fare la focaccia. Va bene, però diciamo qua siamo per ascoltare, c'è modo e modo di dire le cose. Il problema l'ho posto io all'inizio, lei non viene qua a sbattere i pugni, perché qua siamo per ascoltare e provare a risolvere i problemi, però c'è modo. Se naturalmente io penso di essere una persona corretta e educata, se naturalmente mi vuol confondere a quello che voglio dire, io confondo. Ma io non voglio confondere. È meglio essere chiaro. Il punto sono 216 milioni di euro. Ho capito, sa. Più il riordino delle carriere. Intanto mettiamo avanti questo. Poi, dopo si parla di contratto. Ben venga. Perché naturalmente ci vuole anche il contratto, perché giustamente, come ha detto lei, è scaduto. Ok, da un anno. E rispetto anche il contratto. Prima si parla di 216 milioni di euro, che poi sia con APO, CIF, UI, chiunque non iscritto, perché ci sono anche non iscritti. Prima si parla di dividere questo, poi si parla, ognuno tirerà fuori la sua coniglio dal cilindro, cioè bianco, rosso, verde, eccetera. Mi sono spiegato? Non chiedo altro, anche noi siamo in piazza il 19. Bene. Per due punti, visto magari non lo sapeva, due punti solo, questi. Poi naturalmente come tutti cerchiamo anche noi l'assunzione di personale giovane, perché se non sbaglio l'assunzione di personale con qualche anno in più è stata fatta non poco tempo fa, stanno partendo i primi. E naturalmente, penso che lo diranno anche altri, bisogna considerare che nel giro di pochi anni ci saranno anche direttivi, che dirigenti hanno in pensione. E se non assumiamo più direttivi e dirigenti, chi sostituirà? Allora io mi limito a parlare dei pompieri, di 216 milioni di euro più 3,14 e 15 milioni di euro che riguardano il riordino delle carriere. Dopodiché
assunzioni, parliamo ognuno di noi di quello che si vuole, cosa che io non ho visto in chi mi ha preceduto che parlasse di questo. Io non sono qua a difendere la politica, io sono qua a difendere prima di tutto i cittadini, che devono avere un corpo perfetto. Secondariamente sono qua a difendere i nostri diritti, perché se non sbaglio lei davanti c'ha un rappresentante di chi? Del maggior numero di vigili del fuoco in divisa. La valorizzazione, a me è piaciuta una parola che ha detto il programma dei carabinieri: io voglio essere una persona nei confronti dello Stato dignitosamente trattata e non preso in giro, prima di tutto da nessuno. Grazie, gli lascio il mio, come si può dire, il documento con al suo interno, con al suo interno le nostre proposte di legge per la modifica del decreto, e che naturalmente mentre ci mangiamo la focaccia la facciamo, ci diamo la dentro. Basta che non da sia buon Ligure, punto. Da buon Ligure. Basta che non ci abbia messo le ditate con la focaccia sopra. Ma non c'è problema, ci manca lo stesso.